Fate tutto il necessario per completare la missione. Ciao a tutti ragazzi, sono Paunerz ed eccomi qua con questo nuovo video. E allora, prima di tutto ragazzi, con... aspetta, questo è un nuovo episodio di Conoscendo Paunerz, ovviamente. E all'episodio con lo Scaracca. E mi scuso intanto se sono stato un po' inattivo questi giorni, ma il problema è che non ho proprio il tempo materiale per fare i commenti. Però per fare gameplay ce l'ho, infatti vedrete se avrò il tempo di commentare i video, vedete tantissimi bei risultati. Ho fatto un 100 più, 299 kill e un 96 kill, molto belli, che caricherò tutti. E poi inoltre un 100 più l'ho inviato a Kill the Face Game e spero lo accettino. Anzi, mi hanno detto che lo pubblicheranno a breve, però non si sa mai. Meglio mai mettere, mai dare le cose per scontate. E poi vabbè, niente, vedete anche molti video dove prendo lo sciame e i cani molto velocemente, o con il fucile a pompa, o qualche consiglio come al solito, diciamo. E allora, intanto, allora, questo è un nuovo episodio Conoscendo Black Ops 2. Io che ho detto Conoscendo Paunerz all'inizio, non so, no, credete no. Vabbè, comunque, Conoscendo Black Ops 2, appunto, questa è l'arma Scaracca, che è veramente una bestia. Cioè, è un'arma fortissima. Non, all'inizio non sembra potentissima, anzi no, forse sì, però all'inizio neanche troppo. Quando ci sbloccate il silenziatore, ragazzi, è una branda. Non ammazza tutti, è una cosa assurda. Infatti diventa quasi una delle mie armi preferite, soprattutto tra i fucili d'assalto che si possono utilizzare anche da vicino, perché è forte anche da vicino. E appunto, è veramente forte, ve la consiglio. Come un po' tutti i fucili d'assalto su questo gioco, le armi sono molto equilibrate e tutto, quindi, però questa in particolare ve la consiglio veramente tanto. Allora, stavo utilizzando il minimo reflex su questa partita perché era una delle prime, però mi è uscito un ottimo risultato, infatti è per questo che ho deciso di caricarlo. Ne vedete comunque un altro di partita con lo Scaracca, e dove prendo lo sciame. Però qua non l'avevo ancora sbloccato lo sciame, infatti se no me lo sarei messo. Stavo giocando con Blackbird o Usato Orbitale, là come si chiama. E ecco, intanto una bella azione ho fatto. Ho fatto veramente tanti punti in poco tempo qua. Stavo usando il Usato Orbitale, il Lodster, o come si chiama, non so come si chiami. Poi è stato fail di coltello del nemico. Proprio mi è andata bene. E il Lodster e i cani. Allora, sono ricompense sia tutte fortissime, Le ricompense su questo gioco, come ho già detto e come non smetterò mai di dire, sono veramente tutte fortissime. E è tutto forte su questo gioco. È tutto forte. Però le ricompense anche sono veramente micidiali, però sono difficilissimi da prendere. Infatti, oltre che dovrete, vedete, io ogni volta che faccio una kill vado a confermare la piastrina, perché se non confermate la piastrina vuol dire che il Blackboard lo prende da 24 uccisioni di fila. Cioè, una cosa praticamente impossibile. Dovete fare una mob per prendere un Blackboard, più o meno. Non so se è proprio preciso, però più o meno sì. E quindi dovete, in questo gioco è bello perché dovete per forza andare per gli obiettivi. Non potete andare senza. Non, se non andate per gli obiettivi non farete mai dei risultati decenti. E quindi per forza dovete andare per gli obiettivi. E questa è una cosa molto positiva a parere mio. Infatti devo dire che, quanto muoio una dal Blackbird, 100 punti dal Blackbird, devo dire che hanno fatto veramente una buona cosa a mettere questa diciamo innovazione, perché è stata un'innovazione, diciamo, e su questo gioco. Guarda, il Lodster è una specie di Reaper che però ammazza i nemici veramente tanto velocemente. Cioè, un Reaper potenziato, un Reaper dopato. E guardate, perché spara i missili più velocemente. E poi soprattutto è più potente. Però ragazzi, cioè, se uccide un fermato, il Lodstar comunque non è proprio il massimo, perché come potete vedere i respawn sono un po' a cavolo. Io fatico a trovare
gli spawn nemici. Però insomma, devo dire che comunque è una ricompensa molto soddisfacente. E vabbè, il video è finito, vedremo tra poco con un prossimo episodio di come di Conoscendo Black Ops 2. Ho già registrato degli episodi tipo col PDV e col M8A1, che ho fatto veramente M8A1 per un'arma ottima. E poi niente ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi, commentate tutto, dite le vostre opinioni sullo Scaracca, ancora K mi viene Scaracca, dite le vostre opinioni sullo Scaracca e giù nei commenti. A parer mio è veramente un'ottima arma, però ci dovete sbloccare il silenziatore. Vabbè, il video è finito, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ragazzi, bye bye.